Corigliano d'Otranto è uno dei 12 comuni della Grecia salentina ed uno dei 9 tra quelli che ancora conservano il suo affascinante antico dialetto, il greco. Lo sviluppo urbano, sociale e culturale del piccolo borgo salentino è legato ad origini romane, ma fu anche influenzato dalla cultura bizantina dei monaci greci. Infatti, l'origine del nome ellenico Corion si riferisce all'esistenza di un antico villaggio bizantino nel periodo medievale. Vi è anche un'altra interpretazione secondo cui il nome Corigliano deriverebbe dalla parola cuore, simbolo peraltro presente nello stemma cittadino. Il centro storico di Corigliano d'Otranto è un mosaico di viuzze suggestive, che dal castello si diramano per tutto il borgo antico, conservando i tratti caratteristici del proprio passato, impreziosito dalle tipiche e particolari case a corte. In un contesto di armoniosa integrazione architettonica, la maestosità e la fantasia dei portoni dei palazzi gentilizi fanno da sfondo alla semplicità delle antiche case contadine del centro storico, rendendo Corigliano d'Otranto un borgo autentico. Nel cuore del centro storico, nella centralissima piazza San Nicola, si affaccia l'elegante Palazzo Comi, dimora dell'omonima famiglia ricordata come benefattrice e ricca di possedimenti sparsi in tutto il Salento. Si tratta di un antico palazzo a due piani, costruito nel 1755, ampliando la preesistente struttura seicentesca. L'eleganza e la sontuosità di Palazzo Comi è visibile nella facciata riccamente decorata con motivi tipicamente classici, pur rispecchiando i canoni dell'architettura civile settecentesca. Sorretta da due colonne bugnate in pietra leccese, spicca per bellezza un'arcata doppia, dalla tipica movenza settecentesca e al cui centro è sospeso un angelo. Qui la ricercata maestria di scalpellini e artisti del XVIII secolo ha dato vita a motivi ornamentali prevalentemente di natura floreale. La fontana pubblica di Corigliano d'Otranto, risalente al ventennio fascista, è un bellissimo monumento architettonico che mischia i caratteri fastosi dell'arte greca con la sobrietà dell'architettura di regime. Al centro di una essenziale vasca circolare in marmo è posta una colonna decorata sulle facce da sovrarilievi raffinati. Sopra, un grande vaso marmoreo, sorregge la bellissima statua della dea Minerva, che protende verso il cielo una coppa, quasi ad omaggiare le divinità. Essa è opera dell'artista salentino Nino Sisinni, e a fare da musa e da modella ispiratrice all'opera creativa fu la sua sorella più piccola, allora appena tredicenne, Gina Sisinni. Uno dei monumenti più caratteristici del paese è sicuramente la Torre dell'Orologio. Fu ricostruita nel 1644 e modificata nella sua struttura attuale nel 1770, ma non si hanno riferimenti certi sulla data di costruzione della torre originale. Queste informazioni sono desumibili da alcune iscrizioni latine presenti sul secondo ordine della torre.
Secondo quanto racconta la tradizione locale, l'orologio presente sulla torre fu sottratto ai turchi nel 1536, dopo che essi furono stati sconfitti a Castro per mano di Giorgio De Monti, liberando la città dalla loro occupazione. Tra le opere di maggiore interesse storico e culturale vi è l'Arco Lucchetti, nel centro storico del paese. Un messaggio antico scolpito sulla pietra è scritto in due differenti lingue, quella latina e quella orientale, per essere tramandato alle generazioni future. Sul lato sinistro dell'arco si osserva un cane con in bocca una fede per rappresentare metaforicamente la fedeltà nel matrimonio. Una grande stella che sormonta e dirige questo momento rappresenta il buon auspicio del matrimonio e quindi i precetti morali da seguire per raggiungere una vita serena e felice. La luce emanata dalla stella viene però offuscata dalla presenza costante del male che si insinua furtivo nelle sembianze di un drago a guinzaglio di una principessa e tenuto a bada da San Giorgio in groppa al suo cavallo. Lo stesso messaggio viene rappresentato sul lato destro dell'arco, ma questa volta con riferimenti e simboli ripresi dalla cultura orientale. Qui l'uomo e la donna sono visti attraverso la figura di due oche intente a bere nella stessa coppa. In corrispondenza del cane, sul lato destro è raffigurata una gallina che ha la medesima interpretazione metaforica. La rappresentazione del grande albero della vita è rappresentata da un albero di fico. Una processione di angeli nell'arcata inferiore rappresenta un corteo funebre e il mondo dell'aldilà è rappresentato dalla figura dell'arcangelo San Michele e dal simbolo del granchio. Il Castello De Monti è considerato dal critico d'arte ottocentesco Bacile di Castiglione il più bel monumento di architettura militare e feudale del principio del Cinquecento in terra d'Otranto. È uno dei pochi esempi di fortezza militare salentina che conserva ancora intatto l'originario fossato che ne circonda il perimetro. La storia del castello risale al Medioevo, ma venne completamente ristrutturato e ammodernato tra il 1514 e il 1519 per volontà di Giovan Battista De Monti, che si avvalse di maestranze locali adeguando il maniero angioino alle nuove esigenze belliche e ai principi dell'ingegneria militare del tempo. Esso ha infatti quattro imperiosi torrioni circolari agli angoli della sua pianta quadrangolare, che assicuravano un tempo la difesa dell'intera struttura. La presenza di numerose cannoniere che si aprono lungo i fianchi delle torri e di casematte per ricevere l'artiglieria dal piano terra e dal primo piano in caso di assedio denota come il castello di Corigliano d'Otranto fosse un tempo un luogo molto protetto e sicuro. Venuta meno l'originaria funzione difensiva, nel 1662 il duca Francesco Trane ingentilì il castello facendo costruire una nuova facciata sovrapposta a quella preesistente. La facciata fu adornata con una serie di statue allegoriche, accompagnate da iscrizioni, aforismi, motti e busti di grandi personaggi del passato. Al centro fece realizzare una statua con la sua effigie, attorniata dalle allegorie della giustizia e della carità.
Caporta, dal greco cao più porta, contrazione linguistica di Porta Sud, è ubicata a ridosso del castello e rappresenta uno degli accessi al centro storico, che insieme alle mura un tempo lo proteggevano da possibili attacchi esterni. La caporta, semplice nella sua struttura architettonica, è ingentilita da una cornice e sulla parte superiore della stessa da sovrarilievi di due figure che sostengono ai lati lo stemma civico e quello araldico di Giovan Battista de Monti. In alto, un tempo, era ben leggibile la scritta «Invidia in opia fa», per invitare i visitatori del borgo antico a non avere invidia di tutto ciò che la cinta muraria racchiude ancora oggi al suo interno. La chiesa madre di San Nicola Vescovo risale alla seconda metà del XVI secolo e precisamente al 1573, come indicato sul portale d'ingresso. La sua torre campanaria, suddivisa in tre ordini e risalente al 1465, era nata con ben altra funzione e solo successivamente divenne parte integrante della chiesa. Agli angoli sono visibili quattro leoni, chiamati anche marzocchi, che fanno da vedetta e sono simbolo del potere popolare. La chiesa madre si innalza dal manto stradale di alcuni gradini, racchiusi in un grazioso e robusto passamano in pietra locale e realizzati negli anni 30 del 1900. La chiesa è caratterizzata da una pianta a croce latina a tre navate, divise e sorrette da colonne. La copertura della navata centrale è decorata con cordoni e fogliami. Ma l'elemento che più di tutti colpisce l'occhio del visitatore è il mosaico pavimentale realizzato nel 1877 dal Maselli di Cutrofiano sulla falsariga del pregevole mosaico della cattedrale d'Otranto. Nel cuore di Corigliano, lungo via Moncenisio, racchiusa in un piccolo parco che ne protegge l'integrità, è possibile ammirare una delle specie arboree più suggestive di tutto il Salento rurale, la quercia vallonea, appartenente alla famiglia delle fagacee, come il faggio e il castagno, alta circa 15 metri e con una chioma di ben 20 metri di diametro. La quercia vallonea, proveniente dal Medio Oriente e che oggi è possibile ammirare solo nel Salento, era considerata in passato quasi un albero sacro, un monumento alla natura e alla bellezza, non solo per la sua storia senza tempo, ma anche per l'importante ruolo che aveva nell'economia locale. Dalle grandi ghiande, infatti, si ricavava il tannino, una sostanza utile nell'attività di produzione del cuoio, un tempo molto diffusa nel Salento. Le pozzelle, profonde mediamente dai 3 ai 6 metri, erano degli antichi manufatti rurali, ingegnosi ed ecocompatibili, utilizzati per la raccolta delle acque piovane.
La loro realizzazione era caratterizzata da una fossa in terreni permeabili, rivestita con pietrame a secco, richiamando la tecnica costruttiva delle pagliare. Le pietre vive venivano disposte in cerchi concentrici a formare circonferenze sempre più piccole e impilate le une sulle altre. Ciò formava una falsa cupola che terminava con un'imboccatura allo stesso livello del piano del calpestio della campagna, chiamata in greco vuccale. L'imboccatura era protetta da un blocco calcareo sul quale veniva poi praticato un foro chiamato vera, che rendeva possibile l'estrazione dell'acqua dal sottosuolo. Il lacco dell'Umurica di Corigliano d'Otranto era un luogo nel quale un tempo la natura incontaminata si presentava nella sua maestosa bellezza. I lacchi sono delle depressioni carsiche scavate nel corso del tempo dallo scorrere delle acque piovane, le quali periodicamente tornano a riempirli temporaneamente, formando dei laghetti naturali che pullulano di nuova vita, sia animale che vegetale.